Sì, io ho voluto innestare sul ricordo della vita di Mancini, il giovane che fa le lotte contadine, il giovane che poi entra nella politica nazionale, l'uomo di Stato, l'uomo di partito. Ho innestato su questo il filo del modo in cui lui ha vissuto e praticato l'autonomia socialista, che lui ha nutrito delle esigenze che vedeva prioritarie nel paese, nei cambiamenti italiani, al di là delle esigenze dei suoi alleati e delle collaborazioni politiche. Per cui la sua autonomia socialista è quella tradizionale che è figlia del duello a sinistra, della differenza dai comunisti, socialismo e libertà, ma è anche difesa dal conservatorismo che in chi governa finisce sempre per avere una forza superiore a quella che merita. In effetti, perché gli interessi premono su chi governa, specie sui maggiori partiti di governo, e quindi in questo modo la sua autonomia ha coperto tutti i versanti.